Pasqua, la parola Pasqua, significa passaggio. Ed è intimamente in questa parola che accomuna uomini di ogni storia, di ogni tempo. Perché la Pasqua diventa cristiana 2000 anni fa, ma la Pasqua è intimamente legata tra la natura, la storia, gli avvenimenti, per inaugurare in questo passaggio un tempo nuovo. In antichità la Pasqua era il passaggio dalla stagione del freddo, della chiusura della vita, allo sbocciare dei nuovi alimenti, della nuova sostanza. La Pasqua si celebrava in una notte luminosa ed è per questo che si aspettava il 21 marzo, che era il giorno che segna uguale tempo tra la notte e il giorno, il 21 marzo, e si aspettava la luna piena, per cui quella notte sarebbe stato il passaggio dalla morte dell'inverno al risveglio della primavera. E fu quella notte che gli ebrei ebbero in dote per passare il Mar Rosso e uscire dalla schiavitù d'Egitto. E così gli ebrei calcolavano la Pasqua il sabato successivo la luna piena dopo il 21 marzo. E poi è venuta la nostra Pasqua, il giorno in cui Gesù è risorto, il giorno dopo la Pasqua ebraica, lo dice il testo, era il giorno dopo il sabato. E così la domenica successiva alla luna piena, dopo il 21 marzo, è Pasqua. Non la calcoliamo noi Pasqua, bisogna aspettare il 21 marzo e la luna piena. La domenica successiva si celebra l'avvenimento della nostra fede, che segna quel passaggio, che non è più passaggio dall'inverno alla primavera, del risveglio della natura, non è la liberazione dal nemico, ma è un risveglio ed una liberazione dal nemico definitiva e totale. Il nemico è la morte, il risveglio è dalla morte, il risveglio è alla vita nuova. E questo avviene perché Cristo ce l'aveva promesso: io sfonderò per sempre la sostanza dei vostri problemi. Se per il peccato è entrato la morte nella vita, ora io sono venuto a crearvi un ponte. Bellissima questa immagine, no? Perché Gesù viene chiamato pontefice, uno che costruisce i ponti. Un ponte tra la morte e la vita. Io ho sfondato quel muro e voi potete passare. Questa è la verità, questa è Pasqua. Pasqua è dire agli uomini: badate, voi avete un futuro. Questa è Pasqua. È un futuro che non soltanto dà prospettive remote, ma dà prospettive presente, perché chi ha un futuro è eternamente giovane nell'anima. Perché ciò che compromette la vita presente è la sensazione di non avere più tempo. E non avere più tempo non soltanto come prospettiva quantitativa, ma anche qualitativa. Perché gli uomini del futuro sono gli uomini della speranza, e gli uomini della speranza sono gli uomini che hanno un vocabolario diverso. Hanno cioè la solarità del linguaggio, che benché la notte che devono passare, sanno che quella notte finirà. Hanno la solarità del linguaggio perché benché le prove da affrontare, sanno che le prove saranno superate, saranno vinte. Hanno lo stesso atteggiamento di chi, benché deve partorire e sa che il parto è dolore, il dolore lo fa, lo affronta per la gioia di guardare negli occhi la nuova nascita. L'uomo del futuro, l'uomo della resurrezione, è un uomo che imprime alla sua azione l'ottimismo credente. È colui che sempre e in ogni caso dà ragione della speranza che è in lui. Questa è la nostra fede. Vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Avete sentito l'Apostolo che ha detto: se siete risuscitati con Cristo, pensate con l'alto nella testa. Siate uomini che sanno vedere cieli nuovi e terre nuove.
Ora provate ad immaginare, per me credente, per voi credente, che cosa significa questo nella ricaduta, nell'applicazione della vita sociale di ogni tempo, di ogni momento. Cosa significa nel vocabolario della nostra esistenza sapere, se sono credente in Cristo risorto, che certamente un giorno lo vedrò faccia a faccia in paradiso, ma che nella quotidianità mi interroga e mi dice se io sono capace di vincere la morte, quella di adesso, quella di questo momento. Perché vedete, certo, si può avere paura di morire domani, ma poi ci si vive in paradiso per chi crede. Ma la vera provocazione è quella, in ragione della resurrezione, di non vivere da morti tutti i giorni. Di non vivere da morti tutti i giorni. E gli uomini della resurrezione sono vivi, benché le difficoltà, e non si lasciano schiacciare da nessun turbamento, da nessuna sconfitta, da nessuna crisi. Non si lasciano schiacciare perché hanno la via dell'ottimismo nel cuore, che non è fuga dalla realtà, è condivisione con quella realtà, ma hanno un oltre, i cieli nuovi e la terra nuova. Sono uomini della speranza. E mai come nel nostro tempo questa ricaduta diventa provocazione. Perché noi credenti in Cristo dovremmo essere, in ragione della resurrezione, capaci in questo tempo, che è pieno di sfiducia, di abbandono di lotta, pieno di depressione, causato poi da chi? Dal fatto che il mercato, la crisi, l'economia sembra essere stata l'unica ragione per la quale abbiamo vissuto. È entrata in un momento di decadimento, di crisi. Noi sappiamo che per quanto la storia è lunga ci sono momenti alti e momenti bassi, ci sono giorni che vanno e giorni che non vanno. Noi non possiamo lasciarci prendere dalla depressione, noi non possiamo correre la vita senza il coraggio delle cose che crediamo. Avete sentito il movimento, quasi la sensazione, l'entusiasmo con cui è raccontata la pagina del Vangelo di Giovanni? Non so se avete sentito il verbo dominante di questo racconto. Il verbo dominante, quello che si ripete più volte, è correre. Maria Maddalena va al sepolcro e lo trova vuoto e si mette a correre. Poi va dagli apostoli e Pietro e Giovanni si mettono a correre per arrivare al sepolcro. E Giovanni corre più di Pietro. Per 3 volte il verbo correre è messo all'interno di questo brano, a ricordare che colui che ha speranza e vuole fare un incontro decisivo per la sua vita corre, e la corsa briosa, la corsa gioiosa di una vita che va vissuta, perché la vita, benché il dolore, le difficoltà, le crisi, è una cosa meravigliosa. Questo sentire, questo movimento mi mette nella condizione di vincere le crisi, di non lasciarmi schiacciare dalle crisi, di creare le condizioni per quella gioia di chi ha, mettersi a disposizione di chi non ha, di chi ha più benzina per correre, di trasportare anche quelli che la benzina l'hanno persa, di creare i percorsi di solidarietà e di pace, di inaugurare un tempo di giustizia. E chi ha il sole come garanzia del futuro, chi è solare e vince la notte di dentro, vive la verità tutta intera. Vedete, c'è un strettissimo rapporto tra questo tempo di crisi e la menzogna, tra questo tempo di depressione e la bugia sostanziale nella quale siamo vissuti e molto spesso ci è convenuto vivere. C'è una strettissima relazione tra questo tempo e la mancanza di luce, quindi un percorso di tenebra senza verità, quella verità che ci rendeva liberi. Perché tutti abbiamo preferito la menzogna, vivere nella menzogna, scartando quello che ci doveva permettere di essere nella verità, a fronte di una limitata possibilità di piacevolezza che ci poteva venire da una forza economica. Abbiamo dimenticato il valore della luce nella relazione interpersonale, per cui ha vinto il tradimento sulla fedeltà. Abbiamo sacrificato la verità e la luce del rapporto tra l'amicizia e il calcolo.
Abbiamo scelto il successo alla famiglia, abbiamo percorso atteggiamenti di corruzione rispetto a quello dell'onestà che vince in ogni caso, e questo a tutti i livelli, a livelli personali, a livelli sociali limitati, a livelli sociali alti, che oggi in qualche maniera sembrano riscoprire la loro evidenza e anche la loro fragilità. Noi siamo uomini della verità, siamo uomini della resurrezione. Essere credenti, sì, figliolini miei, significa andare in chiesa la domenica, va bene, significa dire le preghiere, va bene, significa fare qualche opera di bene, va bene, ma significa fondamentalmente risuscitare con Cristo e dare nuova struttura e nuova dimensione alla nostra vita. Voi pensate che i primi cristiani che hanno accettato la risurrezione fossero accettati dalla società? No, perché la società, giusta la loro provocazione, non la potevano accettare, perché la vedevano contraria al calcolo, all'interesse, alla necessità di arrangiarsi, ma non nel senso napoletano del termine. Chi ha orecchie per intendere, intenda, di arrangiarsi. La verità e la trasparenza, invece, ti impongono di cambiare la testa. E chi cambia la testa può avere qualcosa in meno, ma a se stesso in più. Può avere qualcosa in meno, ma a se stesso in più. E tu puoi guadagnare il mondo intero, ma perdere te stesso, il mondo intero, che te ne fai? Chi è risuscitato con Cristo vive le cose di lassù e orienta il suo pensiero, la sua mente, il suo giorno all'ottimismo. E allora, fratellini miei, auguri di buona Pasqua, passaggio. È un augurio che io faccio a me per primo e poi a voi. Passiamo. Proviamo a farlo questo salto di qualità. Proviamo a darci coraggio. E soprattutto lo dobbiamo fare per quelli che l'hanno perso completamente il coraggio. Lo dobbiamo fare. Dobbiamo fare, abbiamo una responsabilità per farlo per quelli che il lavoro lo hanno perso e non sanno come andare avanti. Lo dobbiamo fare per quelli che non vedono più prospettive nella propria vita. Lo dobbiamo fare per i giovani che sembrano aver perso il coraggio del domani. Lo dobbiamo fare per la politica che ha perso la dignità del suo percorso. Lo dobbiamo fare per il nostro lavoro con il quale ci siamo impegnati perché sembra che ci stia scappando di mano. Lo dobbiamo fare per i nostri figli ai quali dobbiamo consegnare un mondo migliore di quello che noi abbiamo ricevuto. Lo dobbiamo fare. Abbiamo una responsabilità di risorgere. E la resurrezione è qualità di futuro. E se noi consegniamo solo un passato senza avere il coraggio del futuro, siamo gente non di nostalgia, ma gente di rimpianto. E il rimpianto, per quanto possa essere gradevole al pianto, non produce nulla di buono. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola e ci dia la forza del suo insegnamento, e se nel nostro cuore brilla la luce della Pasqua, benché le tenebre, potremmo superarle. Vi consegno una delle più belle preghiere che mi fanno compagnia nella mia vita. Una preghiera che è della Sacra Scrittura, che recita così: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se anche andassi per valle tenebrosa, non proverò nessun male, perché Lui è con me, il mio sostegno, il mio incastro. Se anche andassi per valle tenebrosa, se Lui è con me, supererò la notte. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Va detto subito. Possa la strada venirti incontro. Possa il vento sospingerti dolcemente. Possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizioni. Possa il sole illuminare il tuo volto, la pioggia scendere lieve sul tuo capo. Possa il Dio divenire sul palmo della sua mano, fino al nostro prossimo incontro, possa la sua tenerezza veramente benedire il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.